Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con i grandi classici a fumetti. Oggi ci spariamo una bella tripletta, va bene? Che devo dirvi, sono contento di farvi vedere perché molto spesso ricevo dei messaggi dove mi chiedete che fine ha fatto quella serie, no? Ho ricevuto più di qualche messaggio che mi diceva: Visio, ma non li fai più i grandi classici a fumetti? Sono sempre molto contento quando mi fate queste domande perché comunque vedo che tante persone si affezionano anche a serie che magari sono meno gettonate, ecco, diciamo così, che però piacciono, quindi sono felice quando me li chiedete e soprattutto sono felice di dirvi che stanno per tornare. Ve l'avevo più o meno annunciato negli scorsi video, poi i primi tre abbiamo fatto dei video dedicati, va bene? Però vi avevo detto che magari con il passare del tempo avrei accumulato qualche numero e ve li avrei fatti vedere tutti insieme. Comunque ragazzi, prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollicione in su, mi raccomando iscrivetevi al canale e inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist di grandi classici a fumetti, dove potete trovare i primi tre numeri che abbiamo fatto. Allora, innanzitutto, prima di andare a vedere i fumetti, vi do delle spiegazioni perché ci siamo fermati, perché è passato tutto questo tempo e perché non vedrete alcuni numeri. Allora, esattamente come vi raccontavo, la mia intenzione non era di prendere tutti quanti questi grandi classici, che costano 6,90€, ragazzi, il prezzo è importante, lo possiamo dire. La mia intenzione era prendere soltanto i grandi classici, proprio quelli più vecchi, quelli con cui io sono cresciuto, come appunto Biancaneve, Aladdin o magari il Libro della Giungla, e insomma tutti questi di questo filone. Quindi alcuni numeri li ho saltati, soprattutto ovviamente ragazzi appunto quelli più moderni. Ho saltato Frozen, ho saltato Coco, va bene? E tutti questi qui. Uno che ho saltato ma che non avrei voluto saltare, questo lo devo dire, è stato Toy Story. Ho deciso di non prenderlo perché, come vi mostro in questa fotografia, i disegni non erano quelli originali del cartone animato, erano dei disegni rifatti. Francamente ragazzi non mi piacevano affatto disegnati in questo modo. I fumetti che io prendo devono essere originali del cartone, quelli proprio con cui sono cresciuto, altrimenti non mi piacciono. Oggi ci andiamo a vedere gli Aristogatti, Aladdin e ovviamente il grande classico Biancaneve e i Sette Nani. Quindi gli daremo una sfogliata veloce, però insomma ci tenevo a mostrarveli perché a me piacciono davvero tanto. Ragazzi, spostiamoci sotto. Allora ragazzi, eccoci qui, vi sarete di certo accorti che nell'intro mi sono sbagliato, non so per quale motivo ho preso gli Aristogatti per errore, ma gli Aristogatti li avevamo già fatti, peraltro fa pure rima, gli Aristogatti li avevamo già fatti, ci doveva arrivare. Comunque, iniziamo dal più vecchio, che è proprio Aladdin, questa era l'uscita numero 9, adesso gli diamo una sfogliata piuttosto rapida, però vi voglio far vedere innanzitutto che i disegni sono originali. Allora, andiamo a guardare i personaggi. Qua abbiamo Jasmine, Aladdin, il genio, Abu, Raja, il sultano. Poi ci fa vedere il cattivo Jafar con il suo pappagallo Iago e Rasul. Ok, allora ragazzi, guardate i disegni. Molto belli, vedete come si vede che sono originali a qui del cartone. È rimasto questa tipica colorazione un po' scura per questi fumetti. Vi ricordate che con i primi tre l'avevamo notato che il disegno restava un pochino scuro. Non lo so perché, credo sia proprio una questione della stampa. Però devo dirvi che sinceramente a me non dispiace. La colorazione mi piace, la stampa mi piace, quindi di base sono contento. Ho notato, come abbiamo visto anche negli scorsi fumetti, che queste storie sono molto molto meno tagliate rispetto alle magiche storie sonore. Questa è una cosa che mi fa piacere e quindi la storia risulta più completa. Adesso io mano a mano sto andando avanti. Vabbè ragazzi, insomma, poi alla fine Aladdin, chi è che non conosce la storia di Aladdin che trova la lampada del genio, dal quale esce appunto il genio che lo fa diventare re, perché lui vuole sposare la principessa Jasmine, va bene? E poi ovviamente c'è il cattivo Jafar, che ovviamente ragazzi, insomma, il cattivo di turno ci deve essere sempre. Comunque, guardate che bella, guardate quanto sono fatti bene questi disegni, sono colorati bene, quindi sinceramente questo Aladdin mi piaceva assolutamente collezionarlo e ho deciso di prenderlo. Guardate peraltro Jafar in versione genio, ok? Questa è proprio la parte finale del racconto. Va bene, dopodiché ci spostiamo su Biancaneve e i Sette Nani. Questa era l'uscita numero 12. Allora, Biancaneve, io quando penso a Biancaneve veramente mi viene in mente quando ero veramente piccolo, 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 ragazzi. E mi ricordo che lo guardavo anche un po' preoccupato perché la strega malvagia era veramente la strega malvagia.
Comunque, i personaggi abbiamo Biancaneve, il principe, i sette nani. Poi abbiamo lo specchio delle brame, la regina Grimilde, poi il cacciatore e la strega malvagia, che poi insomma è sempre la stessa regina che si trasforma in questa strega malvagia. Come vi dicevo, soprattutto i primi cartoni Disney, ragazzi, i cattivi erano davvero cattivi, erano davvero sinistri. Certe volte devo dirvi che mi metteva un po' a soggezione guardare questi cartoni della Walt Disney, perché ripeto, i cattivi erano molto molto nella parte. Abbiamo notato poi, con il passare del tempo, che invece i cattivi si sono molto addolciti, diciamo così, sono diventati anche un po' più giocosi, più scherzosi, più buffi, no? Però, insomma, invece in questi cartoni animati, adesso vi faccio vedere la strega, è veramente super cattiva. Comunque, esattamente come Aladdin, ragazzi, Biancaneve e Sette Nani non ha bisogno di presentazione, non ha bisogno che vi spieghi di che cosa parla o qual è la trama. Comunque, anche in questo caso volevo farvi vedere i disegni fatti molto bene, anche in questo caso vedete un po' scuri, tipico ormai, abbiamo capito, di questa collana, però devo dirvi fatti molto bene. Guardate qua la strega, ditemi voi se non è cattivissima e se non è bruttissima peraltro. Vediamo un attimino, io ricordo che fa una finaccia perché cade nel burrone, vediamo un po', perché vi ricordate che comunque uno dei difetti che abbiamo trovato a questa collana è sicuramente la censura, sono stati tagliati alcuni punti. E questa è ovviamente una cosa che a tanti dà fastidio, perché comunque, dai raga, diciamocelo, insomma, queste censure mi sembrano un po' così. Comunque, ragazzi, cade nel burrone, vedete? Quindi devo dirvi che in questo caso non è stata tagliata questa cosa, ma è rimasta come la storia originale. Va bene, poi, per ultimo, ci spostiamo sul Libro della Giungla. Questo era l'uscita numero 14. Ragazzi, anche il Libro della Giungla, una cosa meravigliosa, mi piaceva da morire Baloo con la sua canzoncina Lo stretto indispensabile, ricordo, mi faceva impazzire. E poi un altro personaggio che mi piaceva molto era l'elefante, che era un capo dell'esercito veramente spettacolare. Allora, qua abbiamo Mowgli, Ka, il serpente, poi Baloo, come vi stavo dicendo, Bagheera, il re Luigi, anche lui tanta roba, i lupi, che sono quelli che adottano Mowgli. Poi abbiamo, eccolo qua, il colonnello Ati. Ragazzi, lui è fantastico, mi piaceva tantissimo. Abbiamo Shere Khan e gli avvoltoi, va bene? Anche questa, ragazzi, storia veramente che non si può non conoscere. Come detto, sto prendendo proprio i grandi classici più famosi, più belli, quindi saranno tutte storie in cui non ci sarà sicuramente molto da dirvi. Quello che mi interessa fare però è farvi vedere la qualità della stampa, farvi vedere la qualità dei disegni, che come vedete anche in questo caso sono del cartone animato originale, io colleziono soltanto questi, e quindi magari poi se vi piacciono, insomma, o se potete essere interessati anche voi, ve li faccio vedere così rapidamente, così magari potrete recuperarli in edicola. Credo che non ci siano difficoltà nel reperirli, è una collezione che, come detto, costa anche abbastanza, quindi non è che va esaurita, non si trova più, insomma, si trovano abbastanza facilmente. E come detto, quindi, se volete recuperare qualche numero, vi consiglio di chiedere al vostro edicolante, perché sicuramente vi potrà aiutare. Ragazzi, dunque, qua intanto siamo arrivati quasi alla fine. Questo è proprio lo scontro fra Shere Khan e Mowgli. E qui è quando Mowgli poi trova il villaggio degli uomini e ovviamente torna, insomma, a fare la vita che dovrebbe con un villaggio di uomini e non nella foresta. Va bene, anzi, nella giungla. Ragazzi, dunque, questi erano il Libro della Giungla, Biancaneve e i Sette Nani e Aladdin, nella versione grande classico a fumetto. Mi raccomando, fatemi sapere se vi sono piaciuti e qual è il vostro preferito. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale e premere sulla campanellina per stare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. E se questo video vi è piaciuto, lasciate 3 like, fate 3 account e lasciate un like, uno per ogni storia, uno per gli Aristogatti, uno per Aladdin e uno per Biancaneve. Mi raccomando, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se voi state continuando la collezione e se avete preso invece tutti i numeri o magari avete preso alcuni numeri diversi dai miei. Fatemi sempre sapere con un commentino qui sotto. Io vi do appuntamento fra un bel po' di tempo, perché ragazzi, un po' li salto, ne voglio accumulare almeno 3. Comunque sicuramente ci rivedremo, magari non presto, ma ci rivedremo. Qui da Visio e dai grandi classici a fumetti è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao!